Nei secoli scorsi, era usanza, a Napoli, allestire dei veri e propri spettacoli teatrali nei palazzi. In particolar modo, nelle magioni aristocratiche dove venivano realizzati degli spazi. Piccole ma perfette sale teatrali, che abbellivano le dimore dei nobili partenopei. Fino a qualche anno fa, era ancora possibile ammirare il teatrino della barocca Villa Patrizi, situato in via Manzoni, poi, purtroppo, andato distrutto da un incendio. Si trattava di un teatro ricco di decorazioni e statue, i cui spazi erano stati progettati dal grande architetto Ferdinando Sanfelice. Il palcoscenico, seppur piccolo, aveva un sipario molto ampio, e accoglieva un dipinto con l'allegoria delle muse. Su di esso, importanti cantanti e attori si sono esibiti in tempi non troppo lontani dai nostri. Ricordiamo Sergio Bruni, Leopoldo Mastelloni, ma anche Peppe Barra, Rosalia Maggio e Ida Di Benedetto. Il teatro, durante l'ultima guerra, era ancora in ottimo stato, tuttavia, quando fu utilizzato dagli alleati, per allestire degli show riservati alle truppe, subì danni rilevanti. Gli affreschi e gli archivi, delle attività drammatiche e musicali, furono compromessi e perduti per sempre. Poco tempo dopo, la struttura fu restaurata e restituita alla città tornando alla sua originaria bellezza, ma un rogo, tra il 26 e il 27 luglio del 1998, la distrusse nuovamente. Di un altro palazzo, così Matilde Serao ne parlava in un suo scritto. In fondo al grande salone, era montato un teatrino per lo spettacolo. Tutta quella eletta schiera di invitati, doveva assistere, prima alla rappresentazione di una commedia, poi ad una danza moresca, ed infine avrebbero avuto inizio le danze che si sarebbero protratte fino all'alba. Il teatro a cui si dedicò la penna della grande scrittrice, è quello di uno dei palazzi più famosi di Napoli. Si tratta di quel palazzo Donnanna, che Raffaele La Capria definì fatto di sughero, lo stesso con cui si fanno i presepi. L'edificio, voluto dal viceré Filippo Ramiro Guzman, e destinato alla moglie donna Anna Caraffa, era una vera e propria reggia scavata nel tufo nell'acqua, che prese vita e forma, grazie al lavoro del grande architetto Cosimo Fanzago. Questo capolavoro, fortunatamente, non fu intaccato dall'occupazione alleata, né tantomeno, dagli stravolgimenti architettonici che ci furono in seguito. La sala del teatro è, oggi, meravigliosa con il suo ampio spazio a strapiombo sul mare da un lato, e dall'altro su quello che un tempo era il giardino acquatico della dimora, da dove, il Tirreno, faceva irruzione. Un altro edificio importante, che ospitò uno spazio teatro, è il Palazzo Spinelli di Laurino, che fu costruito nella seconda metà del Cinquecento. Il palazzo, che ha ispirato Edoardo De Filippo per i suoi fantasmi, conserva, oggi, la sua facciata originale. La sua sala, un antico e suggestivo spazio circolare situato nel seminterrato, è ancora utilizzata per gli spettacoli, fungendo da sede per il Teatro Instabile di Napoli. Questi piccoli palcoscenici casalinghi, ospitati da palazzi incredibilmente suggestivi, sono, per la maggior parte, andati perduti a causa delle trasformazioni che gli edifici aristocratici hanno subito nel corso degli anni.